piacere e l'onore di ospitare la dottoressa Graziela Gomez dall'Argentina, che è una famosa avvocata esperta in diritto ambientale. E questa sera c'è stato un convegno, un incontro organizzato da Spazi Popolari, e la dottoressa Graziela ha parlato delle problematiche legate al glifosato, che come notorio è il componente principale del Roundup, e degli effetti che questa sostanza ha soprattutto causato in Argentina. Infatti la dottoressa con delle foto ci ha dimostrato come gli effetti soprattutto sui tossici sulla popolazione. Che possiamo dire, dottora? Los efectos de agrotóxicos en Argentina son conocidos por la gente o no? No, no son conocidos, no hay un conocimiento, y además el sector médico es muy, muy reacio a aceptar y a hablar de la relación pesticida-enfermedad. Son muy pocos científicos los que saben y que tienen experiencia por atender afectados, pero en realidad todo el área médica de la Argentina se niega o se resiste a aceptar que existe una relación. Si bien saben que es verdad, no lo dicen públicamente. Sí, ho chiesto alla dottoressa se la popolazione in primo luogo in Argentina è consapevole degli effetti derivanti dall'uso dei fitofarmaci in agricoltura. La dottoressa mi ha risposto che in realtà la popolazione è all'oscuro, ma quello che è più grave è che l'apparato scientifico, soprattutto medico, nega la relazione che esiste tra appunto le malattie e l'uso dei fitofarmaci in agricoltura. Non solo lo nega, non solo lo, come dire, lo negano, ma addirittura tendono a coprirlo e a non diffonderlo. Ovviamente con i problemi che questa sera ci ha detto, cioè contravvenendo alle regole etiche della professione medica. Los medios en Argentina tratan estos problemas o lo cobren, no hablan? Los medios mal informan. Cuando están frente a algún científico o frente a alguna persona que conoce el tema, no saben hacer las preguntas correctas y tampoco les interesa averiguar un poquito con quién están hablando antes de entrevistar. Hay un desconocimiento en los medios, y además los medios, siempre yo los llamo mediocres masivos de la incomunicación, porque no informan, desinforman. Siempre la verdad a medias, los fallos y la jurisprudencia pobre que existe la informan mal, y cuando hay casos de niños afectados como los hay en este momento en una localidad santafesina, no fue cubierta por ningún, muy pocos medios, y por ninguno de los importantes, y sin embargo sí se preocupan por mediatizar los temas de carnavales, los temas de deportes, todos temas que no interesan y que no tienen la importancia para la población, como son la afección de estos venenos. Yo siempre pienso que la mayoría de los medios masivos de la Argentina son mediocres masivos de la incomunicación. Beh, come avete ascoltato, la dottoressa dice che appunto i mezzi di informazione sono in realtà in Argentina mezzi di disinformazione, e molto spesso appunto c'è il caso di questa piccola città dell'Argentina, dove in effetti i media preferiscono trattare temi più frivoli, quali il carnevale, quali appunto le feste, insomma temi che in realtà non distraggono la popolazione e non focalizzano invece l'attenzione su problemi importanti, quali appunto quelli di cui stavamo parlando. Quindi ci cavalcano sull'ignoranza della popolazione? Sì, perché c'è da una parte appunto la popolazione non è informata, e loro stessi mezzi di comunicazione non informano, quindi c'è un silenzio totale, se può dire. Se può dire che sì, e además nunca vas a ver in un medio come Clarino, La Nación, un niño afectado en la tapa, como ahora están ensuciando también el tema del fiscal Nisman. Estos medios mediocres masivos de comunicación, que son los más fuertes de Argentina, son los que están desestabilizando en este momento al gobierno actual, y además son los mismos
que tienen suplementos rurales, entonces nunca van a hablar en contra del veneno, porque estos dos medios más importantes de Argentina son la vidriera de las multinacionales. Sí, en pratica, allora ha detto que appunto questi due mezzi di informazione, il Clarín, Clarín y La Nación, e La Nación sono dei mezzi di comunicazione che in realtà non sono a servizio della popolazione, ma al contrario, niente, fanno cattiva, mediocre informazione. Sono la vidriera delle multinazionali. Sono praticamente lo specchio, l'esperto della multinazionale. Sì, sono la vetrina delle multinazionali, quindi fanno i loro interessi. Grazie. 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 Grazie.